Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della carriera di Gletscherstein. Finalmente, dopo tanto tempo, inizieremo a preparare le piste che nello scorso episodio ho iniziato a innevare. Quindi direi subito di prendere innanzitutto il nostro bel piston bully col varicello da 6 tonnellate, cioè da 4,6 tonnellate. Spegnerei un paio di piste così per alleggerire un attimo il gioco, visto che qua hanno fatto già una buona quantità di neve. Quindi gruppo 4 direi intanto di spegnerlo. Bene, è il gruppo 4 spento e quasi quasi anche il gruppo 5 per il momento. Sì, dai. Noi adesso inizieremo intanto a prendere e spianare i mucchi, poi dopo con calma anche inizieremo a battere le piste. Ed eccoci qua giunti finalmente ai cannoni. Iniziamo subito quindi a prendere e spargere pian pianino questi mucchi.
appena avete visto dal timelapse, abbiamo innanzitutto preso e sparso tutti i mucchi, spianato diciamo tutti i mucchi sulla pista 1 e sulla pista 3. Dopo abbiamo preso e girato questi cannoni qua, gli ho messo il pan repeater che girano in modo che facciano una neve più omogenea, e questi qua li ho girati così che facciano un altro mucchio, visto che quello sotto ormai era bello che è pieno. Così poi dopo questi qua la pista inizierà a essere pronta pian pianino più avanti per quando dovrò innevarla, perché pure questa qua andrà innevata una volta che avrò finito di fare la neve. Poi dopo queste lance più tardi prendo lo sposto, così faccio fare altri mucchietti, perché poi dopo domani verso le 5-6 del mattino prendo passo e batto questa pista. Non lo faccio subito perché non c'è ancora tantissima neve. Andò a guardare, infatti la pista 3 è il 54% non basta. Adesso invece prendiamo intanto, andiamo, battiamo qua la pista 1, tiriamo avanti il tempo, battiamo la 3, poi dopo prendiamo la seggiovia e apriamo la giornata sciistica. Vi lascio a questo altro timelapse. Bene, abbiamo appena battuto tutta la pista 1 finalmente. Qui ho lasciato questo pezzo che dopo finirò di battere il giorno seguente quando tornerò su. Dopo quella parte dell'alta della pista 1 andrà battuta, e anzi adesso batterei subito la pista 5A e 7A, 2, 2A, che quelle là le faccio fare dal bot. Intanto apriamole. Pista 1. Pista 3 mettiamola già aperta. Pista 1A mettiamo che sta venendo preparata. 7B no, 7A neanche, 8 nemmeno. Zio, 7A è questa pista qui, e anche la 7A va battuta. Dopo battiamo la 5A, appunto, come ho appena detto. La pista 3 no, non va battuta ancora. Pista 2 va battuta, e la 2A.
Esattamente, quindi adesso abbiamo tutte queste piste qui battute, pronte per l'indomani. Qui, anzi, a proposito, facciamo direttamente sparire, di far direttamente sparire queste due recinzioni. Questa qua anche bella battuta, e anzi, quasi quasi prenderei le recinzioni che ho messo qui e le metterei proprio qui sotto. Quindi questa pista per il momento chiusa, visto che ancora è in fase di innevamento, le altre sono pronte. Invece, ecco, penso che per questo video sia tutto, se no si fa un po' troppo lungo. Nel prossimo video, che uscirà spero a brevissimo, anzi quasi quasi lo registro subito dopo, in questo video, ecco, finiremo di battere la pista 3 e anche di innevarla. Dopo, vabbè, apriremo tutti gli impianti, inizieremo anche quasi quasi la preparazione della pista 1A all'apertura.